Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo un nuovo format, una cosa un pochino particolare che riguarda un pochino l'aspetto tecnico del mondo delle auto. Non abbiamo mai fatto niente del genere e vi mostrerò come si fa la manutenzione in una GTR R35. Vi lascio il video, fatemi delle domande qui sotto se avete dei dubbi. Mi raccomando, seguitemi su Instagram e su tutti i social. Ok, prima di tutto andiamo a rimuovere l'olio motore e il filtro. È un'operazione che va fatta con il motore caldo in modo che i fluidi escano meglio sia dal motore che da tutte le parti adesso collegate. Dopodiché andiamo a rimuovere anche l'olio dal cambio e rimetteremo dentro tutto quello che abbiamo tolto. L'olio motore l'abbiamo svuotato, adesso aspettiamo che sgocci qualche ora. Il cambio di questa macchina si trova nella sella posteriore, questo per un bilanciamento dei pesi. Sono poche le macchine che hanno il cambio nella parte posteriore, qui è una bella sfida di ingegneria. Iniziamo a rimuovere tutte le viti. Naturalmente si è subito bloccata una vite dentro la chiave. E comincio a bestemmiare. Allora, il primo problema della giornata. Noi dovevamo cambiare l'olio motore e l'olio del cambio. Per l'olio motore nessun problema perché ho sia l'olio che il filtro e tutto quanto. Per quanto riguarda l'olio del cambio, io prima di mettermi a fare il lavoro sono andato in Nissan, in casa madre, e ho chiesto uno spaccato del cambio e ho richiesto i ricambi, la coppa e il filtro, come di solito si fa su questi tipi di cambio. L'addetto della Nissan ha negato che ci fosse un filtro dell'olio o una coppa da sostituire e che non si doveva fare niente del genere per questo tipo di auto, bastava soltanto svuotare l'olio e cambiarlo. A me sembrava una stronzata, sinceramente. Infatti adesso lo apriamo e esce un litro di olio, perché effettivamente bisogna smontare la coppa, togliere il filtro, sostituire la coppa e rimontare tutto, mettere l'olio e siamo a posto così. Di conseguenza per il momento faremo soltanto il cambio dell'olio motore, probabilmente smonteremo anche la coppa, così vi farò vedere, e dopo lasceremo la macchina sul ponte. Domani, nei prossimi giorni, spero di poter combinare i ricambi e soprattutto l'olio giusto, perché sempre gli stessi geni mi hanno dato l'olio sbagliato, quindi purtroppo quando ci sono delle case madri, ad esempio Nissan è un esempio lampante di questo, che producono per la maggior parte utilitarie e hanno una supercar in listino, gli addetti non vengono né istruiti né formati per poter trattare questo tipo di auto. Parlo sia al magazzino ricambi sia anche in officina. Giorno 2, finalmente siamo riusciti a trovare i liquidi da inserire all'interno del motore. Ieri, come vi ho detto, abbiamo tolto sia l'olio dal motore che l'olio dal cambio, che è stata una pena incredibile, perché dal cambio, oltre a dover tirare giù tutto l'olio, che sono circa 10 litri, abbiamo dovuto anche tirare giù la coppa, tirare giù i filtri, che per fortuna abbiamo scoperto essere dei filtri racing, tra virgolette, quindi in metallo, e siamo riusciti a pulirli. Invece, per quanto riguarda il motore, abbiamo tolto il filtro ovviamente vecchio e messo il filtro nuovo originale, e adesso inseriremo l'olio. L'olio che vado ad utilizzare per quanto riguarda il cambio dell'olio motore è il Bardal, di cui sono anche rivenditore, per cui se vi serve mandatevi un messaggio su Instagram o su Facebook o dove cavolo volete. In questo caso utilizzo, come in tutte le altre macchine, quindi anche sulla 33, sulla Silvia, su qualsiasi altra macchina di mia proprietà, il Bardal XTR 1060. È un olio pazzesco, pieno di additivi, sembra praticamente silicone da quanto si attacca alle componenti del motore, e non mi ha mai dato problemi. Lo abbiamo testato su motori fino a 1000 cavalli, quindi ho la certezza che questo olio sia buono. Vi ripeto, se vi serve mi scrivete. Per quanto riguarda l'olio del cambio invece, utilizziamo questo, che è il Motul DCTF, che è un olio specifico per le trasmissioni. In questo caso ho veramente tribolato tantissimo, perché persino in casa madre Nissan mi hanno dato un olio sbagliato che non andava bene, ma fortunatamente tramite conoscenze e informazioni varie sono riuscito a risalire all'olio che serviva, che è questo Motul, che deve rispettare una specifica che si chiama Nissan GR6, che è proprio il nome di questo cambio. Quindi adesso andiamo ad inserire anche questo olio. Purtroppo non è come l'olio motore, che come vedrete adesso basta inserirlo dentro come in tutti i motori, non è così difficile, ma andremo ad utilizzare questo mostro.
macchinario dove noi abbiamo versato dentro in una tanica tutti e 10 litri di olio, non so se si vede, e grazie a questa macchina alimentata a corrente ovviamente con un tubo, sostanzialmente la andremo ad utilizzare come pompa. Questa è una macchina che viene utilizzata per cambiare l'olio nei cambi ATF, difatti ha il ricircolo dell'olio nuovo e dell'olio vecchio, perché alcuni tipi di cambi, ad esempio quello della BMW, necessitano di un ricircolo dell'olio e non di uno svuotamento, mentre invece noi la utilizzeremo volgarmente come pompa. Quindi lei ha i suoi 10 litri di olio, li pomperemo dentro al cambio. Ok, iniziamo ad inserire l'olio motore, dovrebbero essere circa 7 litri a secco, quindi vediamo quanti ne vanno. Mettiamo tutte le tanichette di olio, dopodiché accendiamo per fare il livello, perché rispetto a tutti gli altri video di manutenzione che ho visto fino adesso, secondo me andrà più olio del solito, perché nessuno pensa di svuotare il radiatore dell'olio, perché questa macchina, come tantissime supercar o auto da corsa, ha un radiatore supplementare per raffreddare l'olio. Se noi andiamo ad aprire e svuotare l'olio dalla coppa come un'auto normale, nel radiatore dell'olio resta circa un litro e mezzo di olio vecchio. Di conseguenza, quando io vado a mettere l'olio nuovo, a mettere in moto la macchina, l'olio nuovo si mischia con quello vecchio, quindi secondo me non è una cosa corretta. Noi abbiamo smontato i tubi del radiatore dell'olio, lasciato sgocciare, lavato il radiatore, di conseguenza adesso potremo avere un olio pulito veramente. Un po' è andato fuori. Ok, abbiamo inserito 6 litri e mezzo, la casa porta a secco circa 7 litri, quindi adesso andremo a fare il livello a freddo, dopodiché faremo anche il livello a caldo tramite la stina, e se è tutto a posto abbiamo finito. Adesso spostiamo il macchinario, dopodiché posizioniamo questo tubo all'interno del cambio, dove io ho già rimosso il tappo preventivamente. Prima. E dopo ci attacchiamo una batteria per l'alimentazione. Allora, apriamo la valvola e giriamo questo manettino. Come vedete l'olio scorre dentro il cambio, dobbiamo riempire finché non uscirà praticamente da questo tappo per fare il primo livello. Abbiamo finito, partiamo qua, ecco, spegniamo tutto, è finito, ha pompato dentro tutti i 10 litri che erano nella tanica. Adesso andiamo a rimuovere il tubo dal cambio, ovviamente. Attenzione a non sporcare tutto. Andiamo a richiudere il cambio con il suo tappo, che non riuscirò mai a togliere o a rimettere. Dopodiché, tenendo l'auto sollevata da terra e tenendo il freno nel cambio. Fai ridere, sei un coglione. Io? Dopodiché, dai, non mi distrarre con la vena. Dopodiché, tenendo l'auto sollevata da terra e il freno premuto, bisogna inserire tutte e 6 le marce qui la retromarcia, in modo da far defluire il lubrificante in tutti quanti i gruppi di marce.